La macrocategoria è quella HR. Il premio è HR Team dell'anno Banking. Andiamo a leggere la motivazione. Per rendere la cassa di risparmio di 100 per ogni dipendente il miglior contesto dove non solo lavorare, ma anche crescere e creare valore sostenibile, per prevedere e anticipare i bisogni sia esterni che interni e per creare costantemente un ambiente di lavoro sano e stimolante. The winner is, lo abbiamo sentito poco fa, cassa di risparmio di 100. Saluto in collegamento con me Lucia Landi, responsabile direzione risorse umane, organizzazione e logistica di Cassa di Risparmio di 100. Bentrovata Lucia. Le Buonasera, buonasera. chiedo subito, come faccio con tutti i premiati, giustamente un commento a caldo su questo riconoscimento. Allora, come tutti i premiati, sono contentissima, molto orgogliosa di tutto il team che ovviamente lavora con me nella direzione HR. E credo che questo premio valga il doppio in un anno che è stato così tanto complicato, sfidante, ma a quanto pare, insomma, i frutti poi si raccolgono. Assolutamente, infatti vale doppio, sono d'accordo, assolutamente sì, bisognerebbe sottolinearlo ancora di più, quindi è un doppio premio. Ecco, abbiamo sentito peraltro nella motivazione parlare io lo traduco in questo modo, insomma, del benessere di ogni dipendente, di chi lavora proprio nel vostro team, perché è l'ambiente dove si può creare ovviamente un valore sostenibile, questo è un aspetto importantissimo, e anche crescere, quindi non solo lavorare, di crescita si parla tantissimo, insomma. Sì, allora infatti ci tengo a precisare che questo 2020 diciamo, ci ha posto degli interrogativi come HR che negli anni precedenti non avevamo avuto, soltanto in maniera molto marginale, quindi proprio la sicurezza dei nostri colleghi. E quindi come HR e come direzione abbiamo da subito cercato di mettere in sicurezza tutti i colleghi, cercando però di mantenere diciamo, un clima comunque disteso e di non preoccupazione, in quanto comunque la situazione ovviamente già era abbastanza pesante. E quindi abbiamo cercato da subito di anticipare tutte quelle che potevano essere i problemi, le sensibilità e anche soltanto le preoccupazioni che ogni collega potesse avere, da banalmente l'indossare la mascherina all'igienizzarsi le mani con frequenza senza dover fare magari chissà quali percorsi e soprattutto anche avere la tranquillità nei confronti dei propri colleghi e dei clienti, perché noi, lo voglio sottolineare, come istituto di credito non abbiamo mai chiuso, quindi come servizio pubblico essenziale avevamo da una parte, l'obbligo di rimanere aperti, dall'altro però l'obbligo di mettere in sicurezza sia i colleghi che, i clienti. E quindi Certo. devo dire che è stato molto molto sfidante, molto complicato, però ci siamo rimboccati le maniche e siamo, diciamo, riusciti a sconfiggere o quantomeno ad accettare la nostra vulnerabilità, che questo 2020 ce l'ha messa proprio davanti a tutti quanti, e abbiamo capito che lavorando anche accettando quelle che potevano essere delle emozioni all'inizio non così comuni anche negli ambienti di lavoro, si poteva fare un percorso di crescita tutti insieme. Esatto, infatti il 2020 si è impegnato moltissimo per farci, insomma, per metterci di fronte a questa vulnerabilità, è verissimo. E quindi come guardare adesso, insomma, al futuro, tenendoci chiaramente gli insegnamenti che ci ha dato, volente o nolente, il 2020 sulle spalle? Sì, allora sicuramente come HR posso notare che si sono creati davvero i team di lavoro trasversali, nel senso che l'emergenza ha imposto di condividere di più, di usare le tecnologie che avevamo già, ma che sono diventate obbligatorie, non più soltanto facoltative, e soprattutto ha imposto ai colleghi di lasciare andare un po' di quella volontà di presenzialismo proprio perché o i turni o lo smart working o la non possibilità di accedere alla direzione hanno comunque richiesto una maggiore collaborazione. Quindi credo che dal momento che il grosso nemico di tutte le organizzazioni è l'ego, no? Di alcuni magari manager,
in questo momento si stia veramente passando a quella leadership collettiva che vede proprio la partecipazione di tutti in maniera però corale, quindi non soltanto come insieme di singole personalità, ma proprio a creare un'intelligenza collettiva. E credo che questo sia quello che nella mia realtà ha permesso di anticipare davvero tanti problemi, di evitare, e fino al momento, insomma, devo dire che siamo stati da una parte anche forse fortunati per la situazione, diciamo, proprio sanitaria di tutti i dipendenti. E quindi credo che questa sarà una lezione molto molto importante che ci porteremo tutti a casa, no? Quindi il non bisogno di esserci per forza nella modalità che conoscevamo prima. Certo, rivedere anche proprio i nostri spazi, no? Che poi sono gli spazi chiaramente lavorativi, è importantissimo e si apprendono altre cose. Insomma, diciamo per questo, dicevo, volente o nolente, gli insegnamenti che il 2020 ci ha messo sulle spalle. Ecco. Lucia, grazie. Lucia Landi, responsabile di direzione risorse umane, organizzazione e logistica di Cassa di Risparmio di Cento. Tutti i complimenti li rivolgo naturalmente anche al team di cui lei ha Assolutamente, parlato continuamente, certo. Beh, assolutamente, insomma, in quanto assolutamente. risorse umane, chiaramente Sì. non potremmo parlare di altro. Sì. Complimenti, a presto. Grazie mille, grazie Grazie. davvero. Grazie.